Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticara Van di Imola. Volevo invitarvi per favore a iscrivervi al nostro canale e a mettere un mi piace se il nostro video sarà interessante. Oggi facciamo vedere il Detlefs Globetrail 640. Oggi, sempre dalla testa ai piedi, facciamo vedere il Globetrail 640. Però cominciamo dal gavone posteriore, che è una peculiarità che ha solo questo veicolo ed è importante, secondo me, farlo vedere bene. Il gavone posteriore, in pratica, ha le doghe che si appoggiano in tre profili di alluminio. E in questo caso posso avere un gavone abbastanza grande. Di fatto diventa più grande ancora. Perché? Perché se io tolgo il gradino che vedo qui, che fa da divisorio, fa da porta oggetti e fa da gradino per entrare nella camera da letto, io posso avere una capacità di carico molto molto maggiore. E non avendo la doccia centrale, ho comunque uno spazio libero. Adesso lo andiamo a vedere perché non è solo questa la caratteristica. Questo è tutto lo spazio che se una volta ho bisogno di caricare delle cose, io posso arrivare fino alla parte davanti. Adesso c'è il terzo letto fatto, arrivo fino alla cabina. Quindi spazio esagerato. Ho la possibilità di inserire questo piedistallo che viene fissato a viti, che mi dà la possibilità di abbassare una struttura e quindi di avere un letto comodo e uno spazio ampio per poterci mettere una bicicletta. C'è tanta gente che va via il sabato e la domenica per passare un fine settimana, per fare una gara, per fare un'escursione e magari è anche da solo. E quindi qui ci mette la bici e qui ci dorme tranquillamente. Si va via in due, il terzo letto davanti lo puoi sempre adoperare come secondo letto e la tua bicicletta qui dentro ci sta bene. Nella parte sinistra facciamo vedere che ci stanno due bombole del gas, qui comode, vedete il portellone è molto ampio, alla struttura in pratica è in plastica, è una fusione e ha gli scarichi per un'eventuale perdita di gas, se per caso dovesse non essere stata stretta la bombola, direttamente nella parte fuori. Qui ci stanno due bombole del gas da 10 kg comode. Di fianco, quindi nella parte un pochettino più avanti, c'è un altro portaoggetti, questa volta con dei ripiani, più profondo quello superiore e un pochettino più stretto quello centrale. Un altro piccolo spazio, schivando quello che è la tubazione dell'aria calda, lo posso avere anche a livello pavimento. Per quanto riguarda l'armadio di questo veicolo, è proprio posto ai piedi del letto, infatti ora il materasso è imbustato quindi non l'abbiamo potuto far vedere, ma il materasso si ribalta verso l'alto, come vedete anche la doga, lo facciamo vedere perché così siamo più sicuri che anche la doga si ribalta verso l'alto e in questo modo si ribalta anche il materasso, così posso accedere con uno spazio ancora maggiore in questo bell'armadio. Queste utili luci si possono muovere sul profilo che ha la corrente e regolare come mi pare. Come lettura me lo metto in questo modo e prendo l'illuminazione dalla parte sotto. Come illuminazione invece lo dirigo direttamente dove mi fa comodo. E questo
è l'armadio. Questa parte qui è la parte isolante dove c'è il passaruota. La distribuzione dell'aria calda è quella che porta nel bagno. Nella parte esterna, che è comunque accessibile, ho i, diciamo così, i rubinetti di sicurezza. In questo caso ho quello della stufa e del boiler e ho quello della cucina, perché il frigorifero in questo caso è a compressore. Bene, qui ho una presa 12 volt che l'azienda però ha messo di serie. La parte posteriore in pratica ha una distribuzione di aria. Il materasso in questo modo ha una continuità dal punto di vista di per fare in modo che ci sia del ricircolo dell'aria nei materassi per evitare che ci possa essere dell'accumulo di condensa. Vedete, c'è la distribuzione che in pratica prosegue dalla doga. In questo modo lo chiudo completamente oppure lo apro se ho bisogno di togliere materiale più grande. Allora, un altro spazio proprio grande è quello che si trova nella parte dei piedi del secondo letto. Qui l'azienda ha installato il kit Fiat, dove c'è il crick, la chiave per tirare nelle ruote, un cacciavite Torx, l'anello di traino. Però se uno questo lo mette in una busta e lo insacchetta, occupa uno spazio così, quindi non hai bisogno di avere una cosa così grande che ti toglie anche diciamo così parte dell'ingresso. Uno lo può fare, lo chiude, lo mette in un angolino e qui ti rimane tanto spazio. Gli vuoi fare dei divisori, gli vuoi fare un'altra asta per attaccare delle altre croci, insomma quello che ti pare, se il posto c'è poi dopo te lo gestisci te. Bene, nella parte destra c'è il serbatoio dell'acqua potabile che ha due tappi per poter accedere e fare la pulizia, entrare con la mano, e nella parte posteriore c'è anche lo scarico dell'acqua e l'ingresso della pompa per le manutenzioni. Lo chiudiamo in questo modo. Anche qui la luce me la regolo e me la porto dove più mi fa comodo. E richiudo tutto perché vogliamo far vedere il letto singolo. Nella parte di dietro abbiamo lasciato un letto singolo comodo, abbiamo messo dentro una bicicletta che può essere ovviamente fissata perché ci sono i ferma carico, e ma la cosa che non abbiamo ancora fatto vedere è questo supporto che in questo caso funziona da supporto centrale. Bene, nella parte interna di questo supporto c'è la possibilità di applicare il cavo della luce, la budella dell'acqua, i cunei, insomma, per un massimo di 25 kg io ci posso mettere dentro tutte le cose che mi occorrono saltuariamente o anche tutti i giorni, senza bisogno di averli in giro alla rinfusa che magari in una curva mi vanno da una parte o dall'altra. Quando vado via non faccio altro che chiuderlo. Anzi, prima lo devo sbloccare, poi lo chiudo e buonanotte. Allora, su questo veicolo c'è la possibilità di avere il terzo letto, noi lo abbiamo acquistato, la tavola si abbassa nel profilo di alluminio inferiore, si gira la mezzaluna, in questo modo si prende questa prolunga in legno che viene appoggiata qui sopra, è sagomata e c'è il materasso
che è diviso in due, in pratica parte da quello spazio e si ferma circa qui. Lo ribalto e diventa un letto comodo. Se uno invece ha due bambini piccolini, uno può dormire per il lungo e uno può dormire per il traverso. In parecchi fanno questa cosa finché i bimbi sono piccolini. Bene, quando è ora di uscire la sera, se vuoi te lo prepari già, in pratica ti ribalti il pezzo di legno sopra, il materasso viene messo lì sopra, così tu riesci a passare comodo comodo, e poi dopo, quando hai bevuto l'ultimo bicchiere d'acqua, così il frigo rimane chiuso fino a mattino, ti tieni fuori una bottiglia, l'ultimo che si va a letto è questo qui, che è poi il primo che si alza. Per quanto riguarda invece il tavolo, ala prolunga, che così riesci a mettere a tavola anche la persona che è sul sedile del passeggero. È un bel tavolo, con le gambe ci stai bene, se metti anche qualcuno a sedere dall'altra parte riesci, diciamo così, a condividere lo spazio sotto al tavolo. Lo chiudo in questo modo. Nella parte dove uno appoggia la spalla, oltre alla coibentazione, c'è anche questo pannello, perché è quello che dà verso la parte esterna, quindi questo pannello che è esteticamente piacevole, ma nello stesso tempo è anche un'ulteriore coibentazione. Per quanto riguarda invece lo spazio sotto i piedi, c'è il due vani profondi, uno più piccolo e uno più grande, dove ci si può depositare delle cose. Una volta messo una moquette sopra, può essere anche un utile nascondiglio. Sempre stando nella parte bassa, vediamo che qui c'è il magneto termico della 220 volt, uno spazietto e la valvola di sicurezza o valvola frost. Sotto a questa panca c'è il riscaldamento, la stufa Truma Combi a gas. Queste finestre qui sono finestre a filo, sul 90° ci sono le finestre a filo, le famose finestre della Dometic. Questa particolare coibentazione è oltre alla coibentazione della parete, e se hai due persone che devono stare qui in viaggio sicuramente è di aiuto, perché stai lontano dalla finestra e quindi il freddo che può arrivare dal di fuori non lo percepisci. Per quanto riguarda questa postazione, se intesa come posto di lavoro per attaccare un computer o cose di questo genere, ho la presa a 220 e ho una presa doppia USB. Per quanto riguarda i pensili, che hanno ovviamente la chiusura di sicurezza, si vede in taglio il multistrato di 16 mm. Cioè, qui parliamo di un prodotto fatto bene e senza guardare all'economia. È un prodotto fatto veramente bene. Lo vedi dappertutto, lo vedi dalla dinette, lo vedi dalla cura dei particolari, lo vedi dal mobilio, lo vedi dall'illuminazione. Rende bene l'idea che questo è un mezzo ben fatto e ben costruito. Cosa c'è ancora su questo veicolo? Una cosa comodissima, che è la capelliera, dove un veicolo non è esageratamente grande, gli spazi li devi adoperare tutti. E quindi a me piace molto che un veicolo abbia la capelliera, perché è parecchio comodo, ci riesci a mettere dentro delle cose, magari esteticamente è meno bello, però sicuramente è comodissimo. E poi comunque, se non sei oltre 2 metri, qui ci passi bene, non ci sbatti la testa, insomma. Al massimo si sbatte una volta, dopo ti ricordi. Per quanto riguarda invece il mobilio, loro lo hanno fatto, Detlefs ha fatto un mobilio lineare. Parte dalla parte anteriore sinistra, prosegue dopo il bagno, prosegue nella parte posteriore e prosegue per tutta la parte del lato destro. Hanno messo una illuminazione in modo tale che ti dia anche questa impressione di baita, e hanno fatto questo legname
bellissimo da sauna. Comunque hanno delle sedute schienali in ecopelle che sono comunque ricche dal punto di vista economico. Il porta televisione c'è uno dei porta TV più costosi, a prescindere se uno metterà o meno la televisione, ma il porta televisione viene dato di corredo. E come di corredo c'è la presa dell'elettricità a 12 volt e la presa dell'antenna TV. Il frigorifero è un frigora compressore di 84 litri, ovviamente fra frigor e freezer. Nella parte di sopra c'è una base di appoggio, un piano di lavoro importante. Questa illuminazione qui sotto, che è comunque carina, insomma, però è comoda perché ti fa vedere le cose che tu hai all'interno dei tuoi, diciamo così, cassettoni. I cassettoni hanno la chiusura soft, quindi tu puoi tranquillamente tenerli sempre chiusi, ma quando viaggi, mi raccomando, devi bloccarli in modo tale che non ti trovi dei cassetti magari in giro per il corridoio. E questo è il suo sblocco. Bene, allora, la cucina è un'accensione elettronica, due fuochi, e i rubinetti sono a microinterruttori. Porta oggetti nella parte frontale, illuminazione per risparmiare luce e nello stesso tempo presa 220 che funzionerà solo quando sei attaccato alla rete. Guardate il giro pensili, che questo fa voglia, arriva fino di dietro e termina nella zona del bagno per proseguire nella parte davanti. Io penso che più di così di pensili non ce ne potevano fare. Il corridoio è ampio, riesce a lavorare bene e comunque riesce a sfruttare anche il bagno. La porta del bagno ha la porta scorrevole in questo modo, così non occupa spazio nel corridoio. Il bagno è esagerato dal punto di vista d'ingresso. Ho la finestra, ho l'oblò sul tetto, ho la possibilità che il doccino possa essere portato fuori e arrivo comodo ad aprire il rubinetto. La specchiera fa da sportello per le cose che tu puoi mettere all'interno e si blocca da viaggio. Lo specchio è sopra al lavandino, comodo per quando ti fai la barba. La doccia qui è ampia, riesci a farla bene. Gli scarichi sono due, quindi quando è il momento di fare la doccia, se te non sei proprio parcheggiato perfettamente, l'acqua andrà nel serbatoio delle acque grigie. Il bagno è molto lungo, onorevole per quanto riguarda la larghezza, ha una finezza nello sportello sotto al lavandino. Qui puoi inserire la carta igienica e lo strap lo puoi avere direttamente da fuori, così non hai bisogno di una protuberanza in giro per attaccare la carta igienica. Bene, direi promosso questo bagno. Globe Trail 640, veicolo su Fiat Ducato Maxi, 2002, 140 cavalli. Di serie ha parecchie cose perché è il modello del novantesimo. Il novantesimo ha il serbatoio del gasolio da 90 litri, il paraurti verniciato di colore della cabina, la griglia del radiatore nero anteriore, la piastra paramotore nera, il volante e il cambio in pelle con le finiture Technotrim.
le luci a LED diurne nei fanali anteriori, le DRL, la ghiera nera dei fari, la luce esterna dimmerabile, che fa anche da sgocciolatoio, la veranda esterna, in questo caso è una 4 metri della Thule, i sedili compresi di braccioli, le finestre sono tutte finestre a filo e sono anche nella parete posteriore, all'antenna DAB e all'antenna tradizionale e quindi la predisposizione radio. Alla finestra anche nel bagno, predisposizione per la retrocamera di marcia indietro, i pensili come abbiamo visto prima con tutta l'illuminazione in diretta, piano del tavolo richiudibile, quindi la prolunga, e ha la doppia presa USB. Detlefs fa anche il Globetrail 600, che ne abbiamo in arrivo un paio fra qualche mese. La differenza fra il 6,40, che è un 6,36, e il 5,99,8 è esattamente di 36 cm. Quindi fate conto che il veicolo, invece di terminare qui, termini qui, proprio dove c'è la giunta della lamiera. Bene, questo non fa la differenza se il mezzo è grande o se il mezzo è piccolo. 36 cm, tenendo conto che l'interasse delle ruote sia nel 600 sia nel 636 è di 4 metri e 3 cm, quindi ha lo stesso raggio di sterzata, cambia solamente di 36 cm come ingombro totale. Però che cosa cambia? Cambia che dentro il letto è trasversale rispetto al letto longitudinale, ma per la differenza comprate quello che vi fa più comodo a voi come disposizione. Non preoccupatevi che uno sia corto e l'altro sia troppo lungo. Questa è la differenza fra l'uno e l'altro. La cassetta è una cassetta della Thetford estraibile, quindi la tiriamo fuori. Abbiamo la possibilità di avere il trolley per portare in giro, nel caso che sia peso, i nostri rifiuti. E bello spazio anche per poter contenere il liquido chimico, la pastiglia, la scorta, insomma. Ho modo di fare questo. Lo scarico del serbatoio delle acque grigie, che è questo, l'aspirazione e lo scarico del camino della stufa e del boiler dell'acqua calda, in questo caso a gas, presa esterna della 220, immissione del carburante, gasolio, e della immissione dell'urea, della D-Blu. Si tratta del nuovo Ducato, lo riconosciamo oltre che dal muso che dopo vediamo, ma anche dalla portiera, lo riconosciamo dal volante, lo riconosciamo anche dalla console, che è completamente cambiata. Il volante è un po' più piccolino del Ducato precedente, ha il comando del cruise nella parte, diciamo così, superiore, ed è più piccolino perché viene cambiata anche l'idroguida, che l'idroguida è non più a olio ma è elettrica. Oscuranti plissettati sono già di corredo nel veicolo e i sedili sono regolabili in altezza. Per quanto riguarda la centralina, comunque, per quanto riguarda i fusibili di scorta, per quanto riguarda lo stacco e riattacco delle batterie in caso che tenga fermo il veicolo, si fa tutto dalla parte qui davanti, quindi sotto al sedile del conducente. La mascherina anteriore è di colore nero e la parte posteriore è anche questa di colore nero. I fanali hanno le cornici colore nero e le DRL. I fendinebbia sono opzionali su questo veicolo. Poi andiamo oltre. Per quanto riguarda il gradino, è il gradino della Thule, quello bello largo. E una cosa che è importante, questo veicolo qui ha anche la zanzariera sulla porta del ingresso.
bocchettone di riempimento dell'acqua buona e in questo caso abbiamo anche i sensori di aiuto parcheggio della parte posteriore. Le finestre sono a filo e sono presenti anche nella testata posteriore, con oscurante ovviamente zanzariera. Questo mezzo è uno spettacolo, è bellissimo, è indovinato bene la tonalità del colore, sono delicati gli adesivi e dà una linea, secondo me, veramente pulita. È proprio un bel veicolo, è proprio un bel veicolo. Sotto il veicolo vediamo che qui c'è la possibilità di metterci il supporto e la ruota di scorta. Lo spazio gliel'hanno lasciato libero, quindi già questo, se uno volesse, potrebbe togliere il fix e go e mettere la ruota di scorta. Andiamo avanti, serbatoio di recupero delle acque insaponate, acque grigie, quindi la possibilità di pulire quello che può essere l'indicatore di livello, eccetera, direttamente da esterno. Una valvola a sfera comandata da questo telecomando da fuori e tutto l'impianto della tubazione fatto in tubo rigido, in modo tale che così l'acqua possa defluire all'interno del serbatoio. Vedo che qui hanno messo una valvola di ritenuta, in pratica questa è una valvola di ritegno che fa sì che l'acqua vada solo in quella direzione e il cattivo odore non torni indietro. Per quanto riguarda il kit di fissaggio, qui economia zero. Una piastra grossissima, zincata, con a caldo per immersione. Quindi poca economia dentro, ma poca economia anche nella parte sotto. Andiamo avanti. Silenziatore, gradino, sempre appunto della Thule, la versione più larga. Andiamo avanti. Serbatoio del carburante, qui all'interno c'è il serbatoio che contiene l'urea, la di blu, qui questa lamiera protegge il passaggio del tubo dal bocchettone. Andiamo avanti, qui vediamo questi cablaggi così grossi, questi cablaggi sono per l'idroguida, per la guida elettrica, per l'idroguida elettrica, non è un'idroguida, ma è un servosterzo elettrico. Questo è il vano dove c'è la batteria ausiliaria, la batteria dell'avviamento che è sotto i piedi del conducente. E qua vediamo il cambio, vediamo la pompa dell'idroguida, vediamo il radiatore e le ventole di raffreddamento. Qui riusciamo a vedere le pinze dei freni, che sono veramente molto grosse in questo veicolo, che in realtà è un Ducato Maxi. Quindi la pinza dei freni e la pastiglia dei freni, e quindi il disco dei freni, sono più grandi per fermare più velocemente il veicolo. Bene, questa è la coppa dell'olio. Questa è la coppa dell'olio dove contiene l'olio motore. Siamo nella parte alta di questo Globetrail. È pulito attorno, ma è pulito anche sopra, proprio lavorato bene. Vediamo la luce esterna dimerabile che fa anche da sgocciolatoio. Vediamo la veranda che è di serie in questo modello da 4 metri della Thule. Un oblò gigante 70x50 davanti e un 40x40 di dietro. Al centro c'è quello che è un 32x32 dell'oblò del bagno. Spazio per mettere su pannelli solari o spazio per eventuali portatutto per canoe, eccetera, c'è la possibilità di mettercelo. Lo spazio in questo modello c'è. Il modello un po' più lungo
ti dà questa possibilità di avere una camera da letto più grande, di avere un po' di più spazio anche sul tetto. È un veicolo comodo, comodissimo per le due persone. Per la terza persona si fa il letto davanti e comunque può essere un veicolo comodo. È facile da parcheggiare, è modesto perché è stretto 2,5 m e si presta bene anche per le persone più grandi, che magari hanno meno confidenza, cominciano ad avere meno confidenza con dei veicoli di 7,50 m o addirittura per chi ha degli 8 m con patente C. Ha una bella zona giorno ed è un veicolo, secondo me, adatto per tutta la famiglia, per i giovani, ma anche per le persone più grandi. Se il filmato vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al nostro canale e se avete qualche domanda fatecela che vi rispondiamo volentieri. Grazie di tutto e alla prossima. Ciao!